Nel 1972 al Festival di Cannes sono presenti quattro film in concorso, quattro film italiani. Film d'amore ed anarchia di Lina Wertmüller, Vogliamo i colonnelli di Mario Monicelli, Bisturi, la mafia bianca di Luigi Zampa e La grande abbuffata di Marco Ferreri. Già questo ci deve far riflettere su come il cinema italiano sia decisamente importante in quell'epoca, e su come tre di questi film siano film certamente d'autore che utilizzano il linguaggio del cinema popolare per cercare di arrivare il più vicino possibile ad un pubblico che anche attraverso la riconoscibilità degli attori riesca a cogliere tutte le sfumature, tutti gli accenni di critica sociale per cercare di raccontare un paese che sta velocissimamente cambiando pelle e che sta passando da una società collettiva, una società di strada, ad una società individualista, ad una società camera e cucina, ad una società del tinello. Il quarto film, Bisturi, la mafia bianca di Luigi Zampa, è uno di quei film che appartengono al cosiddetto cinema medio, cioè quel cinema che cerca di utilizzare il linguaggio popolare per raccontare e per affrontare con veemente ferocia una situazione che è sotto gli occhi di tutti, ma che il cinema non ha mai raccontato e che anche altri strumenti di carattere artistico non ne hanno ancora evidenziato tutte le spigolosità, tutte le asprezze, tutte le durezze che in essa sono contenute. Parliamo del mondo della sanità, che Luigi Zampa ha già affrontato in un film precedente, Il medico della mutua, uno dei più grandi successi della carriera di Alberto Sordi, un film che nel 1968 guadagna 3 miliardi di lire, che vedono 10 milioni di persone e che quindi racconta una realtà talmente macroscopica, talmente evidente, che rischia proprio di passare inosservata. La quotidianità, la dimensione piccola, la dimensione ordinaria del mutuato e quindi del cittadino che è anche mutuato, diventa in qualche modo nel nascondimento dietro questa parola, cioè la parola mutuato, la rappresentazione di un numero, la rappresentazione di qualcosa di astratto, la rappresentazione di qualcosa che poco ha a che fare con la natura umana e molto ha a che fare invece con l'azienda e con l'economia. Da questo punto di vista è interessante vedere come nel corso del tempo quello che è chiamato il medical movie, cioè il cinema che affronta i temi della medicina, abbia vissuto tre epoche ben distinte. Un'epoca premoderna, che dalle origini del cinema giunge fino agli anni 60, un'epoca moderna, che è contenuta nel biennio tra 1960 e 1980, e un'epoca postmoderna, che è quella della contemporaneità. Il primo medical movie risale addirittura al 1909, ad opera di un grande del cinema come David Work Griffith, The Country Doctor. E da lì in poi si sono succedute una serie di rappresentazioni dell'ambiente medico che nell'epoca premoderna sono rappresentate con la figura dell'eroe. L'eroe che intende il proprio lavoro seguendo il giuramento d'Ippocrate come una missione, come un compito da portare avanti con abnegazione, con rigore e anche con uno spirito di profonda umanità e di solidarietà, che certamente in un'epoca in cui il tema della morte non è così marginale o estraneo alla vita di tutti i giorni, ma anzi si manifesta in un'epoca dove solo grazie all'introduzione degli antibiotici prima e dei vaccini poi si diminuiscono drasticamente quelli che sono le morti delle persone e le morti anche all'interno delle famiglie. Pensiamo a tutti i figli
che nascono nelle famiglie numerose, nella famiglia patriarcale, e che nel giro di pochissimi anni, talvolta di pochi mesi, per non dire di pochi giorni, muoiono. E certamente quindi questo medico che agisce in quest'epoca ha come obiettivo quello di alleviare le sofferenze. Si rifà in qualche modo alla dizione di Ippocrate, secondo cui bisogna conoscere la persona prima ancora della malattia. Certamente c'è una verticalità nel rapporto tra medico e paziente, il medico è la figura attiva che istruisce e che diagnostica quelle che sono le malattie, propone le terapie, propone le medicine, e allo stesso tempo quindi il cittadino è colui che le subisce passivamente, ma non in un'ottica di negatività, ma in un'ottica invece di grande rispetto, di profonda fiducia. Nell'epoca moderna, quella che va dagli anni 60 agli anni 80, questo rapporto di attività e passività cambia sostanzialmente le sue coordinate per diventare invece un rapporto, diciamo, di reciproca collaborazione, almeno nelle apparenze. Perché nelle apparenze? Perché già nel 1964 il romanzo Il medico della mutua di Giuseppe D'Agata, scoperchia il vaso di Pandora, racconta una realtà che tutti conoscono, quantomeno in Italia, che è legata a come il sistema mutualistico sia diventato progressivamente un sistema aziendale, la sanità si sia aziendalizzata, l'economia abbia preso il sopravvento, così come abbia preso il sopravvento la quantità sulla qualità, e come allo stesso tempo anche la medicina iperspecializzata abbia creato tutta una serie di frammentazioni, tutta una serie di correnti all'interno delle quali specialisti di ogni settore propongono la loro ricetta, creando però una sorta, diciamo, di relazione, di conoscenze, di rapporti interpersonali attraverso cui è facile avere a disposizione i mutuati per quelle che sono delle prestazioni specialistiche, quindi prestazioni a pagamento. Da questo punto di vista dobbiamo anche tenere presente che nell'epoca di cui stiamo parlando le patologie passano dall'essere patologie di carattere acuto prevalentemente a patologie di carattere cronico, e questo inevitabilmente comporta la necessità di stabilire un rapporto continuativo col paziente, stabilire un rapporto anche di comunicazione e quindi di un rapporto positivo tra l'emittente e il ricevente, ma anche di seguire il paziente in tutte quelle che sono le evoluzioni della sua patologia, della sua malattia. Da questo punto di vista, il romanzo di Giuseppe D'Agata, che è un romanzo molto importante non solo per quello che racconta, ma anche per come è scritto, perché certamente rappresenta qualcosa di estremamente nuovo nella letteratura dell'epoca, sia per quella che è la ferocia e la corrosività con cui racconta il mondo della sanità legata alle mutue, sia per come racconta la trasformazione antropologica del medico e del paziente. Il romanzo di Giuseppe D'Agata mette di fronte al lettore una connivenza, una complicità tra il medico inesperto, talvolta incompetente, talvolta supponente, talvolta presuntuoso o superficiale pressapochista, e un cittadino individuo, quindi non più parte di un popolo ma diventato semplicemente elemento di una massa, che nel rapporto di tacita connivenza, tacita venerazione nei confronti del medico, ha come obiettivo quello di assumere il maggior numero di medicine, e non in termini di assunzione fisica, quanto in termini, diciamo, di possesso, le credenze
i cassetti, gli armadietti sanitari delle case degli italiani si riempiono di medicine, e più una ricetta è corposa, più una ricetta è scritta con nomi talvolta incomprensibili, talvolta impronunciabili, più risulta efficace agli occhi del cittadino la cura che viene proposta. Allo stesso tempo, il romanzo di Giuseppe d'Agata racconta come i mutuati si possano comprare. E quindi, così come poi avverrà nel film Il medico della mutua con Alberto Sordi, proprio all'inizio, dove viene citato esplicitamente questo passaggio del romanzo di Giuseppe d'Agata, troviamo che ci sono mutuati di qualità diversa, a seconda del sesso, a seconda della classe di appartenenza, a seconda dell'età, a seconda della disponibilità a lasciarsi visitare, a lasciarsi curare, a non voler avere alcun tipo di conoscenza in merito alla diagnosi o in merito a quelli che sono i riferimenti che vengono fatti alla più o meno chiara comunicazione della patologia da parte del medico. E che quindi con una cifra di 1,5 milioni, 2 milioni si possono comprare circa 500 mutuati che ovviamente garantiscono al medico la possibilità di implementare i propri guadagni. E certamente in questa ottica conta anche la zona in cui il medico è allocato, l'ambulatorio del medico è allocato, così come d'Agata ci ricorda che conta anche la quantità di medici che sono presenti o meno sul territorio. Da questo punto di vista, il film Il medico della mutua è una vera e propria intuizione geniale di Sordi prima e di Zampa poi. Ed è in qualche modo la doverosa premessa da cui dobbiamo passare per giungere al film in questione, cioè a Bisturi, la mafia bianca di Luigi Zampa del 1973. Il medico della mutua è del 1968, quindi 4 anni dopo il romanzo di D'Agata, e la storia produttiva del film è decisamente particolare, perché il film viene acquistato, i diritti del libro vengono acquistati nel 1965 da Cecchi Gori, il quale ha come obiettivo quello di farne un film con Luciano Salce come regista e Ugo Tognazzi come interprete. Tuttavia, del progetto non se ne fa nulla, il progetto sembra naufragare, un po' perché l'argomento è certamente scottante, un po' perché certamente non c'è la fiducia che il progetto possa essere portato a compimento e possa garantire anche i doverosi guadagni. Sordi in quel momento sta girando, un italiano in America, e lavora in quel periodo con due sceneggiatori di fiducia. Il primo è Rodolfo Sonego, una figura importantissima, quella a cui Tati Sanguinetti dedicherà un volume imprescindibile per la conoscenza di Alberto Sordi, che è appunto il cervello di Alberto Sordi, edito da Adelphi, e l'altro è Sergio Amidei. Sono due figure molto diverse come sceneggiatori, ma sono certamente due figure a cui non manca il coraggio. E sono due figure a loro modo geniali. Sordi contatta Amidei e gli dice di andare da Cecchi Gori per rilevare i diritti del film. Gli dice però: guarda, cerca di, come dire, non fare direttamente il mio nome perché questo potrebbe portare a aumentare il prezzo di cessione dei diritti. Amidei va a parlare con Cecchi Gori, si lascia sfuggire il nome di Sordi, ma questo tuttavia non crea nessun tipo di particolare problema perché i diritti vengono portati via ad un prezzo congruo. A questo punto Sordi decide di rivolgersi a De Laurentiis e chiede di realizzare il film al 50%. Cioè il 50% dei capitali per la realizzazione del film sono a carico di De Laurentiis e l'altro 50% a carico di Sordi. E qui la storia vuole, la storia anche aneddotica, la storia curiosa vuole che De
De Laurentiis chiami la sua segretaria e gli dica: ma se tu vedi un cartellone cinematografico di fronte a una sala con il titolo Il medico della mutua, che fai? E lei risponde: vado a vedere un altro film. Sordi rimane un po' sorpreso da questa situazione, perché certamente, come dire, risulta abbastanza inopportuno, no? Interpellare la segretaria per vedere o meno quale possa essere l'esito o l'interesse che può circolare attorno al film. Fatto sta che De Laurentiis si dice: guarda, lascia perdere, perché medicine, medici, funerali e casse da morto è sempre meglio lasciarle da parte, perché non producono guadagno, non producono incassi. Ora, Alberto Sordi è un interprete in molte occasioni straordinario, in altre è un interprete più di carattere corrivo, ma certamente per quanto riguarda il suo fiuto, la sua capacità di conoscere, di osservare la realtà e anche di cogliere il momento, nonché di azzardare ipotesi che possono apparire fuori luogo in quel momento, è certamente una figura di prima classe. E quindi ostinatamente decide di produrre il film con la Euro International, che poi lo distribuirà nelle sale, con i propri capitali, nascosto dietro una sigla di produzione dove chiaramente il nome di Sordi come produttore non compare. Sordi partecipa alla sceneggiatura, che viene curata assieme appunto a Sergio Amidei e con il contributo di Luigi Zampa. E a questo punto entra in gioco la scelta oculata, la scelta opportuna di Zampa, che è probabilmente l'elemento, assieme ad altri, quindi, che crea quel combinato disposto attraverso cui si giunge poi ai 3 miliardi di incasso. Perché Zampa è un regista particolare, perché è un regista eclettico, è un regista che ha affrontato generi diversi, è un regista a cui non manca il coraggio, è un regista certamente anche audace nel proporre certi tempi che spesso e volentieri sono in anticipo rispetto all'epoca con cui vengono realizzati i film che questi argomenti trattano. E nel 1948, con Anni difficili, parlava di neofascismo, quindi parlava di fascismo subito dopo la fine del fascismo. Nel 1952, con Processo alla città, era il primo a parlare di Camorra. Nel 1953, con Anni facili, entra in conflitto diretto, pieno, duro e anche faticoso per quella che sarà la battaglia censoria con la stessa Democrazia Cristiana. E quindi, da questo punto di vista, è un regista che sembra avere tutte le carte in regola per portare a compimento questa operazione, che già anche nelle intenzioni di Sordi vuole essere un'operazione di carattere civile, cioè un'opera di impegno civile. Cosa interessante è che il rapporto di Sordi con Zampa è altrettanto proficuo, perché a partire dall'Arte d'arrangiarsi, per passare poi al Vigile nel 1960, per giungere al Medico della Mutua, ecco, possiamo vedere 3 film che attraverso il personaggio e l'evoluzione, diciamo, del personaggio di Alberto Sordi rappresentano una trasformazione antropologica del personaggio, non solo della commedia all'italiana, ma dell'italiano medio. Perché con Zampa, soprattutto con gli ultimi 2 film, quindi con Il Vigile e con Il Medico della Mutua, il personaggio della commedia all'italiana, di una commedia all'italiana comunque ibrida, no? Imbastardita, come adesso vedremo col cinema di impegno civile, diventa in qualche modo il cretino che trionfa e diventa quindi il figlio di quel boom economico, delle storture del boom economico, che ne ha acquisito tutti i caratteri peggiori, deteriori dal punto di vista speculativo, dal punto di vista dell'arrivismo, dal punto di vista dell'opportunismo, e li trasforma, li utilizza all'interno di un progetto che è prima di tutto un progetto di vita. Nel Medico della Mutua si assiste a una pianificazione vera e propria
di quello che sarà il suo ruolo e il suo coinvolgimento nell'essere medico con un numero spropositato di mutuati, disegno che è organizzato in maniera machiavellica dalla madre di Guido Tersilli, il protagonista del film, e da un figlio imbelle che tutto sommato si trasforma poco per volta in una sorta di surfista capace di cavalcare l'onda e di raggiungere quelli che erano gli obiettivi prefissati. Ecco, forse questo film si collega con quello successivo, cioè con Bisturi, che è il film a cui arriveremo tra poco, non solo per quello che è l'argomento sanitario che viene affrontato, che viene trattato, quanto per la rappresentazione di figure mostruose che si nascondono dietro il candore apparente e dietro la presentabilità di figure che sembrano in qualche modo non essere minimamente toccate né dal cinismo né dalla cattiveria, dal cinismo né dalla cattiveria. In quest'ottica la madre di Guido Tersilli nel film Il medico della mutua è un caso in qualche modo esemplare. Un caso in qualche modo esemplare perché è lei stessa che organizza, che pianifica in maniera straordinaria dal punto di vista delle capacità organizzative e imprenditoriali il ruolo del figlio. Allo stesso modo questo lavoro che lei porta avanti è attraversato, è sotteso, diciamo, è attraversato sotto traccia da un'immoralità latente che proprio nella società italiana, a cavallo del 1968, sembra essere a un punto di svolta per quanto riguarda la tradizione, quindi questa madre che si presenta a tutti gli effetti come una madre di carattere tradizionale nell'idea della figura materna italica del dopoguerra, ma che pur di brillare di luce riflessa attraverso il prestigio raggiunto dal figlio, non esita a organizzare trame, a organizzare inganni, a pianificare una finta, come dire, messa in scena, una finta pubblicità per agevolare l'arrivo di mutuati al figlio, mettendosi d'accordo con la fidanzata di Tersilli, con Teresa, ma allo stesso tempo poi anche quella donna che nel momento in cui al figlio gli si creano l'opportunità di poter acquisire i mutuati di un medico ormai convalescente e che sta per giungere alla morte, non esita a dire al figlio di lasciare la fidanzata, di buttare le braccia al collo alla imminente vedova di questo medico e di sedurla senza poi chiaramente sposarla, ma semplicemente con l'obiettivo di catturare il numero più ampio possibile di mutuati e di accaparrarseli per quello che è il suo ambulatorio. Ecco, quello che però emerge dal medico della mutua e che anticipa quello che poi è il contema della mala sanità affrontato in Bisturi è rappresentato da una strategia narrativa, registica, diciamo anche di indagine civile condotta dallo stesso regista. Luigi Zampa nel giugno del 1968 rilascia all'europeo una serie di dichiarazioni, Alietta Tornabuoni, la giornalista, all'interno della quale racconta come quelli che sono gli episodi che vengono mostrati all'interno del film Il medico della mutua sono solo la punta dell'iceberg. Cioè sono casi reali, sono casi veri. In alcuni casi gli è stato anche concesso da parte di alcuni medici di porre un registratore dentro il laboratorio per registrare in presa diretta, diciamo, lo stato di sfacelo. E lo stesso Zampa dice: rispetto a quello che avrei potuto inserire, ho eliminato gli aspetti, come dire, più crudi. C'era anche un episodio, tra gli altri, in cui un medico sbagliava una diagnosi, scambiava un'emorragia cerebrale per un'occlusione intestinale.
causando indirettamente la morte del bambino. Da questo punto di vista vediamo che il medico della mutua ha un'anima nera, cinematograficamente parlando, che racconta sostanzialmente una serie di situazioni che a prima vista possono apparire degli sketch, che sono quelli che poi hanno creato anche il grande successo del film, sicuramente giunto anche attraverso l'interpretazione di Sordi, che interpreta un personaggio sgradevole, un personaggio antipatico, ma allo stesso tempo lo interpreta con una grande vitalità, con una grande personalità, che crea una sorta di complementarietà tra questa antipatia e questa vitalità di fondo, che creano a tutti gli effetti una figura con cui è tutto sommato facile, anche per lo spettatore dell'epoca, immedesimarsi, di fronte ad una realtà che conosce molto bene, perché è quella che vive quotidianamente tutte le volte che si reca in un ambulatorio medico. E dicevo, da questo punto di vista, questi sketch non sono tali non solo perché a ben osservare il film ci si accorge di come le tematiche scatologiche, quindi relative a quelli che sono gli umori corporei, anche i meno nobili, i più degradanti, vengano elencati e vengano posti al centro di tutte quelle che sono le diverse visite che vengono rappresentate all'interno del film, ma anche perché sono tutti episodi reali. È reale l'episodio dell'uomo che porta il gesso da 6 mesi e che viene rimbalzato tra un ente, l'INAIL e l'INAM, continuamente senza che nessuno glielo tolga. È reale l'episodio della donna che si reca dal medico per chiedere il salicilato per mettere i pomodori in conserva. È reale l'episodio dell'incontro, diciamo, con la prostituta, preso pari pari dal libro di Giuseppe d'Agata in questo caso, così come è reale l'episodio attraverso cui il dottor Alberto Sordi si reca nella zona dell'Aqueduttò, a 15 km dal suo ambulatorio, per visitare un bambino che non mangia. Ecco, questa dimensione di realtà e questa immissione di realtà fa sì che il film possa affrontare poi tutte le accuse che gli vengono mosse, una volta uscito, e sostanzialmente mettere la sordina a tutte queste accuse, perché evidentemente carta canta, e quindi ci sono le testimonianze dirette, c'è l'inchiesta che è stata portata avanti dal regista e non si possono mettere in discussione quelle che sono delle verità in qualche modo consolidate. L'altro aspetto interessante è che anche questo spesso e volentieri non viene evidenziato sufficientemente all'interno del film, è il tema del corpo. Il tema del corpo inteso sia come elemento, come componente da curare, ma anche come componente di desiderio. E quindi questo doppio filone, diciamo, della malattia, della sessualità, entrambi legate, diciamo, con un doppio filo alla dimensione economica, diventano i viatici, le strategie per giungere in qualche modo al successo. E allora ecco che tutte le messe in scene, comprese anche quella del finto gioco tra Guido Tersilli e la futura moglie Anna Maria, quali una volta incontratisi all'interno dell'ambulatorio ricordano che da bambini giocavano al dottore e all'ammalato, così come la moglie del malato, interpretato da Leopoldo Trieste, a cui nottetempo Guido Tersilli si reca per fare un'iniezione. A lui gli si offre in termini sessuali, ma lui in quel caso rinuncia perché è a rischio di compromettere quella che è la sua credibilità, soprattutto in questa fase ascendente, dove il potere del medico non è ancora conclamato. Ecco, proprio questo elemento, il potere del medico, ci porta a bisturi.
ci porta a questo film del 1973, in cui emerge una rappresentazione del potere legato alla dimensione medica, legata alla sanità, legata soprattutto alla figura del chirurgo e del medico che di questo potere si fa detentore. Il bisturi e lo scettro, il camice e il vestimento, la corona, con cui questa figura regale fa sì che al suo passaggio i pazienti chinino il capo, si inginocchino, si abbelliscano, cercano di mettersi in mostra, di mettersi in evidenza, con il desiderio che questa loro avvenenza e questo loro mostrarsi avvenenti e soprattutto servili possa rappresentare la possibilità di guarire più e meglio e soprattutto di guarire in fretta. O quantomeno di poter essere operati, nel caso ce ne sia la necessità, dal chirurgo di maggior prestigio. Da questo punto di vista, nel rapporto che c'è tra sanità pubblica e sanità privata all'interno del film, siamo in un'epoca precedente al sistema sanitario nazionale, che giungerà solo nel 1978, è interessante notare come la dimensione del chirurgo, del luminare, abbia la necessità di essere ammantata da una parte del potere che nell'ambito della clinica privata lo porta a scrivere cifre a 6 zeri, 2 milioni, 3 milioni in su, per procedere agli interventi necessari da parte dei ricchi pazienti che a lui si rivolgono, ma dall'altro lato ha bisogno anche, diciamo, della solidarietà, quindi della dimensione almeno apparente, no? Di medico progressista che almeno un giorno alla settimana si reca in un ambulatorio ai margini della città, un ambulatorio di periferia, un ambulatorio in mezzo alle fabbriche, a curare i figli degli operai, ma che allo stesso tempo mantiene la sua posizione all'interno dell'ospedale e quindi anche professore nelle aule universitarie, e quindi esercita un potere che è a tutti gli effetti un potere a tutto tondo. Ecco, quello che però colpisce e sorprende in questa rappresentazione della malasanità, all'interno del quale poi viene fuori anche il mercato nero del sangue, vengono fuori sabotaggi da parte delle istituzioni private alle istituzioni pubbliche per potersi accaparrare le apparecchiature migliori, emerge all'interno del film la dimensione della fuga dei cervelli, anche se nel rapporto con il dottor Azzina Zampa propone una certa ambiguità, no? Da una parte un voler evidenziare come lo specialista che è capace di utilizzare delle macchine particolari, come in questo caso il renne artificiale, abbia potuto raggiungere questa specializzazione all'estero e grazie a questa specializzazione sia in grado di far funzionare le macchine, che quindi nel momento in cui il renne artificiale viene tolto dall'ospedale pubblico per poter essere contraccambiato in cambio, diciamo, di prebende e in cambio di una necessaria pacificazione con un altro titolare di clinica privata, bene, che il dottor Azzina decide appunto di tornarsene negli Stati Uniti, di andare all'estero e di portare avanti quello che è il proprio compito, quello che è il proprio lavoro in altre realtà. Ecco, da questo punto di vista Zampa è da una parte volenteroso nel sollevare e nel voler sottolineare l'incapacità da parte di una nazione, quindi dell'Italia, di mantenere un rapporto proficuo con figure in grado di far evolvere la sanità tecnologicamente, professionalmente e quindi anche migliorarne chiaramente quella che è la resa, e dall'altro lato però sottolinea anche quasi
non voglia da parte del dottor Azzina di combattere la battaglia dall'interno, no? Sembra quasi dire come la soluzione del tornarsene indietro, di fuggire in altre realtà, sia a tutti gli effetti una fuga, sia un po' una soluzione più semplice. E oltretutto questa rappresentazione appunto della realtà pubblica dell'epoca si lega anche con la figura del protagonista, Daniele Vallotti, interpretato da Gabriele Ferzetti, che è a tutti gli effetti un laico antidemocristiano. Ed è un elemento interessante all'interno di un film dove la sanità viene mostrata, come effettivamente era all'epoca, totalmente nelle mani di enti religiosi. C'è una battuta all'interno del film pronunciata appunto dallo stesso Vallotti a seguito dello sciopero dei medici e degli infermieri, che dice che la Democrazia Cristiana piuttosto preferirebbe nazionalizzare tutte le industrie italiane piuttosto che togliere dalle mani di migliaia di enti religiosi la sanità. E questa figura appunto di laico antidemocristiano è una figura interessante in un film dove lui sembra essere in qualche modo organico al sistema, organico al sistema di potere, ma tuttavia zampa anche qui con una certa, diciamo, urgenza e anche una certa capacità di intuire le cose in anticipo. Ci mostra anche come Vallotti sia a suo modo anche un ingranaggio, cioè, o meglio, un pezzo dell'ingranaggio, faccia parte di un sistema che lui stesso ha contribuito a costruire. E tuttavia Vallotti è uno bravo. È uno bravo che non avrebbe bisogno di inganni, non avrebbe bisogno di sotterfugi, non avrebbe bisogno di stratagemmi anche tra i più biechi, come potrete vedere all'interno del film, per raggiungere al successo o per giungere al conseguimento di operazioni anche di carattere straordinario, come alcune che vengono evidenziate all'interno del film. Tuttavia, invece, si compromette con l'immoralità, con l'illecito, con l'extralegalità, e con il cinismo e spingendosi fino alle estreme conseguenze, nel momento in cui tutto ciò, è necessario per garantirgli il ruolo di potere di una figura onnipotente, certamente narcisisticamente attraversata da un delirio di onnipotenza, che non è più un medico, ma è un capitano d'azienda. È a tutti gli effetti un capitano d'industria che costruisce gli interventi nelle sale operatorie come delle vere e proprie catene di montaggio. È significativa la long take che Zampa utilizza nel mostrarci le catene, gli interventi che Vallotti supervisiona. Ecco appunto questa long take che Zampa realizza inquadrando dall'alto le sale operatorie una a seguito all'altra, come se fossero una vera e propria catena di montaggio, è attraversata da tre elementi decisamente perturbanti, come possono essere certamente sia l'utilizzo del sonoro con i rumori, con i beep provenienti dai macchinari sanitari che servono per eseguire l'operazione, la frequenza cardiaca rappresentata sull'oscilloscopio, il respiro del paziente anestetizzato che si trova sotto i ferri del chirurgo. Un secondo elemento perturbante rappresentato in termini agghiaccianti, raggelanti, dal camice dei medici che si imbratta sempre di più di sangue e che a tutti gli effetti restituisce l'idea, l'immagine in qualche modo plastica, più di un macellaio chiaramente che di un chirurgo. E ultimo elemento, l'aggressività, la nevrosi che attraversa tutti coloro che stanno operando su questi ignari pazienti utilizzare un linguaggio particolarmente aggressivo per fare delle richieste o per rivolgersi a quelli che sono i sottoposti o anche i pari, che certamente rappresenta tutta l'arroganza e tutta la prosopopea di un potere che dietro quella che è l'apparente forza in realtà maschera una fragilità endemica che lo porta inevitabilmente quindi poi a confliggere
con la dimensione economica e a far sì che questa prevalga da un punto di vista dell'arricchimento personale, dal punto di vista del prestigio personale, su quella che è l'incolumità e la salute dei pazienti. È certamente però sconvolgente pensare come nel film di Zampa questa dimensione non sia una dimensione univoca, questa dimensione di immoralità latente, questa dimensione di malessere diffuso, ma sia in qualche modo rappresentata attraverso il vedere come questo malessere che si configura negli anni 70 abbia come camera di incubazione il miracolo economico, il boom degli anni 60, e che quindi la società deflagri in una sorta di polverizzazione a cui va incontro nel decennio degli anni 70 e che Zampa osserva con un punto di vista privilegiato, un'angolatura particolare come quella sanitaria per potercela raccontare in tutte le sue storture e in tutte le sue deformazioni. E un altro elemento è rappresentato certamente anche con la complicità che c'è da parte dei cittadini, di individui che ormai sono solo più parte di una massa. Potremmo dire che se all'inizio degli anni 60 c'era ancora un popolo, alla fine degli anni 60 questo popolo non c'è più e negli anni 70 non c'è più neanche il popolo, ma c'è semplicemente la massa costituita da una somma numerica, da un'addizione numerica di individui, ognuno dei quali orientato a accaparrarsi, diciamo, le necessarie sostanze per sostenere il proprio tornaconto personale, per intervenire in un ambito, diciamo, di orticello privato totalmente avulso e totalmente refrattario da qualunque forma di solidarietà e di collaborazione con gli altri. È chiaro quindi che Bisturi, la mafia bianca, anche nel suo sottotitolo, che sembra apparentemente esagerato, rappresenta invece una casta di potere, dove tutti, attraverso quelli che sono le loro nefandezze, sono ricattati e ricattabili. E di conseguenza il paziente, il cittadino, l'individuo che viene appunto sottoposto agli interventi operatori, sembra essere la vittima designata. In realtà Zampa ci mostra proprio che non è così, perché questo paziente, questo cittadino è complice, è asservito, è in qualche modo l'elemento che certifica la possibilità che questo potere si possa così manifestare e con una dimensione, diciamo, di un potere più piccolo, di un potere privato, più di carattere personale, non si comporta né più né meno che allo stesso modo che i chirurghi a cui affida quella che è la propria salute e quella che è il proprio stare bene. Certamente nel film di Zampa. È un film che in qualche modo si presenta come nero, come privo di speranza, come pessimista e quindi profondamente realista, emerge la volontà di parlare di qualcosa di inedito che fino a quel momento lo si è trattato nell'unico episodio, che fra l'altro appunto porta nuovamente la regia di Zampa, cioè il medico della mutua, perché il seguito del film, cioè il film dal chilometrico titolo Professor Dottor Guido Tersilli, primario della clinica Villa Celeste convenzionate con le mutue di Luciano Salce del 69, è in qualche modo qualcosa di diverso rispetto al binomio il medico della mutua e Bisturi, perché in quel caso l'attenzione è focalizzata solo sulla negatività di chi opera dalla parte appunto del medico, dalla parte appunto del chirurgo, mentre invece viene completamente deresponsabilizzato, tolta ogni colpevolezza nei confronti del cittadino, mentre invece il dittico di Zampa calca la mano volutamente su questo aspetto perché vuole evidenziare agli occhi del pubblico questa dimensione di tacito assenso con cui si lasciano passare, si fa in modo che in qualche modo i comportamenti più negletti, i comportamenti anche più aberranti della classe medica, venga in qualche modo assolta, dalla necessità di doversi affidare a loro per poter seguire, guarire, per potersi curare.
E certamente nella figura di Vallotti c'è anche l'idea di un uomo che solo a parole vorrebbe appunto la riforma sanitaria, quella del sistema sanitario nazionale, quella delle cure gratuite per tutti, perché in realtà questo da una parte eliminerebbe, diciamo, la possibilità ulteriore di potersi arricchire a scapito dei poveracci, e dall'altro lato però consoliderebbe ulteriormente la sua posizione di forza all'interno della clinica privata. Ecco quindi che un ultimo legame che c'è tra il medico della mutua e bisturi lo troviamo proprio nella figura materna, ancora una volta una figura di madre, certamente diversa rispetto a quella di Guido Tersilli, ma la madre di Daniele Vallotti allo stesso tempo cerca di far sì che il proprio figlio non venga minimamente intaccato da qualunque possibilità di veder messa in discussione il proprio prestigio o da qualunque possibilità di ricatto. E quindi si prodiga in qualche modo per agevolare tutte le possibilità che possano in qualche modo assolverlo da quelle che sono le possibili implicazioni, anche di carattere ovviamente sia civile che penale, a cui può andare incontro. È certamente un ruolo più defilato quello di questa madre rispetto a quello del film di Zampa, ma è certamente è altrettanto importante proprio perché crea una sorta, diciamo, di collegamento tra le due pellicole. Un'ultima considerazione, prima di lasciarvi chiaramente alla visione del film, è legata proprio al fatto che bisturi non trascuri nessuno di quegli elementi che poi diventeranno parte del concetto di malasanità negli anni successivi. E questo a dimostrazione del fatto di quanto l'intuito di Luigi Zampa sia suffragato dai fatti, cioè sia in qualche modo sostenuto dall'indagine stessa che il regista compie, così come aveva fatto per il film precedente, anche per la realizzazione di questo film. E anche in questo caso troviamo nelle sue dichiarazioni il riferimento a un episodio che poi non rientra nel film, che però appare significativo di quello che è il tenore con cui la pellicola vuole criticare con forza, con veemenza, con incisività una condizione sociale. E l'episodio è quello di un chirurgo, di un importante chirurgo che durante un intervento in ospedale apre il paziente per procedere all'intervento e subito dopo lo richiude. Quell'assistente di questo chirurgo racconta a Zampa che non è che il paziente è stato chiuso perché non si poteva intervenire o perché l'intervento fosse, come dire, particolarmente preoccupante per quelle che fossero le condizioni del paziente. Il paziente è stato subito chiuso semplicemente perché l'intervento era troppo lungo e questo chirurgo aveva bisogno di rientrare in tempo nella clinica privata dove lo aspettava un intervento altrettanto importante, in questo caso non dal punto di vista sanitario, ma dal punto di vista economico, perché gli garantiva la possibilità di poter incamerare ben 3 milioni. E questo è tutto. In qualche modo vi lascio la visione di Bisturi, molte cose relative al film non ve l'ho voluto anticipare perché è giusto che le possiate in qualche modo vivere anche attraverso la dimensione emotiva e le affronteremo poi nel momento successivo legato appunto al nostro incontro in videoconferenza per poter raccontare tutti quegli aspetti che emergono e che sono certamente non solo importanti, ma perfino più rilevanti all'interno del film, ma che possono essere discussi e su cui si può ragionare solo al termine della compiuta visione.